Siamo a Palazzo Cisterna e stiamo eseguendo i lavori per il risanamento conservativo della facciata lato giardino. La storia di Palazzo Cisterna inizia nel 1675, quando il marchese Ripa di Giaglione acquistò un lotto di terreno all'interno di quello che era definito l'isolato dell'Assunta. Palazzo Cisterna si situa appunto all'interno di questo isolato che risale al secondo ampliamento della città che era stato affidato a Carlo di Castellamonte. Poi per motivi economici viene ceduto al principe dal Pozzo della Cisterna, che parte con grandiosi lavori di ristrutturazione e di ampliamento. In particolar modo in questo palazzo, a partire dal 1773, per 15 anni i lavori di ristrutturazione e di ampliamento furono affidati all'architetto Dall'Ala di Beinasco. Per quanto riguarda la nostra facciata, nel 1780 l'architetto Dall'Ala di Beinasco praticamente presenta un progetto per la ristrutturazione complessiva delle facciate, quindi il fronte su via Maria Vittoria, il lato su via Carlo Alberto, e poi invece per quanto riguarda la facciata lato giardino, questa facciata fu costruita in più momenti storici e quindi in quegli anni, 1780, era presente solo la porzione sinistra della facciata. Dobbiamo aspettare il ritorno praticamente dei principi dal Pozzo della Cisterna a Torino a metà 1850 e successivamente le nozze della figlia Maria Vittoria con il Duca d'Aosta, perché si completi quella che è il palazzo. In effetti con i principi e poi successivamente il Duca d'Aosta si passa da quello che era una casa d'abitazione a quello che è un palazzo di rappresentanza, e quindi anche la facciata su giardino viene ampliata, viene ampliato il piano nobile e arriviamo ad avere praticamente il quadro che possiamo vedere oggi, tranne ancora la porzione centrale, perché la sopraelevazione della porzione centrale è proprio degli ultimi anni dell'Ottocento. E quindi inizi Novecento abbiamo la facciata così come la vediamo ora. Abbiamo appena iniziato i lavori del risanamento di questa facciata, sono state eseguite le prime stratigrafie per andare alla ricerca delle cromie originali e delle analisi anche per quanto riguarda la composizione degli intonaci. In tutto questo lavoro di risanamento conservativo stiamo andando di pari passo con la soprintendenza, che ci ha seguito nella fase di progettazione e ci seguirà anche adesso durante la realizzazione. Al momento abbiamo fatto appunto un idrolavaggio della facciata che ci serviva per rimuovere tutte le parti incoerenti e poi andremo a fare una mappatura del degrado su tutta l'estensione della facciata e andremo poi a ripristinare tutte quelle che sono le parti di intonaco deteriorate, le cornici deteriorate. Per quanto riguarda anche la questione delle tinte, anche lì si procederà di pari passo con l'ufficio del colore e la soprintendenza, ma in linea di massima verrà riproposto quello che è il colore della facciata su via Carlo Alberto per continuità. Cercheremo di usare materiali che siano quasi analoghi a quelli usati nell'esecuzione originale, in quanto si utilizzeranno delle malte a calce per i ripristini e la stessa cosa anche per la parte di decorazione, si utilizzerà un ciclo a calce. I lavori sono appena iniziati, avranno una durata di 5 mesi e saranno completati entro ottobre 2021.